Sei stanco di sentirti in imbarazzo per il tuo inglese? Ecco tre regole no problem del tuo professor americano, Briller. Regola numero uno. Smetti di fare sempre sì con la testa. Una volta un mio amico pensava di ascoltare un discorso sul formaggio pecorino. Quando ha detto che è buonissimo con le fave, gli hanno fatto notare che si stava parlando della storia antica di Pechino. Regola numero 2. Stop alle traduzioni letterali. Per esempio, mamma mia non si dice my mom. E per la cronaca, noi inglesi non diciamo nemmeno what balls. Regola numero 3. Controlla l'inglese delle tue citazioni sui social. Non puoi capire quante citazioni strane ho letto sui social. Kiss my mouth for make the heart is happy. Se scrivi così, la tua mouth è l'ultima cosa che voglio baciare. Oh ragazzi, andate tutti a prendere la nuovissima versione di Comics 2020. Bravissimi! E dai!